E quindi che cosa ha fatto? Niente. Ha composto un numero. Un numero. Un numero di cellulare. Un numero di chi? Non lo so, sul biglietto non c'era scritto. C'era solo quel numero di telefono. E lei lo ha composto. Sì. E poi? Posso avere un caffè? No, non può. Poi cos'è successo? Mi ha risposto una voce. Uomo o donna? Questa Donna. voce che cosa diceva? Niente di particolare. Non diceva nulla. Nulla di interessante. E basta. E A parte quello che è accaduto dopo. questo quando è successo? 3 giorni fa. Perché fece quel numero? Come? Nessuno l'ha obbligata a chiamare, perché lo ha fatto? Non lo so. Lo fece e basta. Non è possibile. Deve esserci qualcosa che l'ha spinta a chiamare. Non c'è. E questo è il punto. Fare una scelta. Ogni scelta corrisponde a una strada diversa, a una vita diversa. E così in continuazione. E ogni decisione condiziona la vita di qualcuno. Quindi mi sta dicendo che quando lei prende delle decisioni, queste si ripercuotono sulle persone che la circondano. In un certo senso. Causano neanche la morte. Esattamente. Stronzate, sono solo scemenze. Lei è matto e mi sta facendo perdere del tempo. Ho una riunione tra pochi minuti, quindi se non vuole dirmi perché è qui. Perché dalla mia prossima scelta dipende la sua vita. Rosso o verde? Scelta corretta, lei sopravvive. Scelta sbagliata, lei muore. Adesso continuo la sua attenzione. Posso avere quel caffè? Smetta di pontificare. È stata una mattinata massacrante. E se la mattinata è stata così, chissà come sarà il resto della giornata. Non c'è metodo. È questo il punto. Senta, la prossima volta che mi vuol fare una domanda, la faccia subito, così non perdiamo troppo tempo a girarci intorno. Non c'è disciplina in questo luogo. Avanti, mi dica qual è questa domanda. Riuscirò mai a insegnarvi a recitare? Il fatto che Pinter fosse un autore dell'assurdo, non vuol dire certo che dovete recitare in maniera assurda. Bravo Claudio. E quello cos'era? Quella cosa. Quell'imitazione del capitano Ahab. Uomini dannati! L'avete vista? È Moby Dick! Non dovete recitare una parte, ma sentirla dentro come se stesse capitando a voi. Harold Meisner. Ma chi, lo scalatore? Vai a posto, vai, vai. Ma che ho detto? Vai, vai, non ti preoccupare. Harold Meisner fu uno dei più grandi insegnanti di recitazione e diceva di non entrare mai in scena vuoti. Che vuol dire, Sara? Che Che bisogna essere preparati. non bisogna mai essere vuoti emotivamente. Esatto. Che prima di entrare in scena dovete far crescere l'emozione che il personaggio prova e sentirla sulla vostra pelle. Quindi non dovete recitare una parte, ma sentirla dentro di voi. Mattia, non guardarmi così, sembra che mi vuoi sparare. Che non è così facile. Lo so, non è facile, ma siete qui anche per questo. Simone, Sì? sono quasi le 6. Sei. Va bene, per oggi tanto vi ho già torturato abbastanza. Ci vediamo venerdì. Ciao, Ciao Simone. ragazzi. Ciao. 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 Arturo, spegni pure. Ok. Ah, Arturo, com'è andata poi a Bologna? Bene, c'era il tutto esaurito. Mi è dispiaciuto non esserci stato. Replichiamo fra 2 settimane ad Ancona. Lì però ci devi essere. Ah, va bene, dai, allora ci sarò. Ciao Arturo. Ok, Ciao. ciao.
Ciao. Ciao. Simone. Mr. Roots. Devo chiederti una cosa, ho un piccolo problema. Non mi dire che hai problemi con la recitazione perché sei l'attore migliore della compagnia. Grazie, ma non è per questo, è qualcos'altro. Sara? Ecco, te ne sei accorta anche tu. Ma dovrei essere cieco per non accorgermi, l'hai fissata per tutte le prove. È che non riesco a decidermi, non riesco a prendere una decisione. È semplice, buttati. La fai facile tu. Ma è facile. Al massimo che ti potrà succedere? Non lo so, chi mi dica di no, mi offenda, mi prende in giro davanti a tutti, mi insulta. Te la sei studiata bene, vedrai che non succederà niente di tutto questo. Al massimo ti potrà dire di no. È meglio sapere la verità. Dai retta a me. Scegli e basta. Dici che non accadrà nulla? Ma forse qualcosa ti potrà succedere. Che dovrebbe succedere? Che perdi l'autobus se non ti sbrighi, vai. Ciao Simone. Buonasera Conte. Buonasera. Senza accorgersi di nulla. Senza accorgersi di nulla. Noi eravamo seduti nelle ultime file in fondo, sbigottiti. Paolo, piegato in due dalle risate, sembrava in preda ad un attacco epilettico. Praticamente ad un certo punto siamo dovuti uscire perché non ne potevamo più. L'è fatta così, non se ne rende conto. Ma quanta gente c'era? 300. Sì, circa 300, insomma una marea di gente. Tra cui anche l'assessore. Che figura di merda. Oh, affari suoi, così impara a fregarmi il lavoro. Hai avuto la tua vendetta. Vino! No, che vino, dai, ancora un goccio e parto di testa. E poi devo andare. Resta ancora un po', è presto. Voglio stare a letto mezzanotte. Ah, è esattamente il mio piano. Ah, ah, ah. Questa non è mia, è di Woody Allen. Ma fa lo stesso. Rimani qui questa notte. Finalmente ce l'hai fatta. A fare cosa? A dichiararti. Hai resistito persino alla lettura di poesie, ma lì ho capito, era solo questione di tempo. Prima o poi avresti ceduto. Cioè, l'hai fatta apposta? Certo. Anche quella lettura è noiosissima di poesie. Anche. Hai giocato a torturarmi? Un pochino. Spero che ti sia divertita. Molto. Sadica.
Ti sei già vestita? Non volevo svegliarti. E poi devo ancora fare la valigia. Di la verità che quello che abusare di me è rubarmi tutti i soldi e abbandonarmi. Sì, intento era quello, ma ti sei alzato troppo presto. Ti ho rovinato il piano. Dovrò ucciderti. Non posso provare a corromperti. Che cosa offri? È troppo tardi, devo andare. Mi dispiace, ma ne vado della mia vita. Vuoi che ti venga a prendere in stazione questa sera? No, vado con una mia collega. Ma puoi venirmi a prendere venerdì? A che ora? Arrivo in stazione alle 6:30. Va bene. E allora ci vediamo venerdì. Ok. Ah, grazie della bella serata. Grazie del bel risveglio. Buongiorno. Ciao Simone. Ciao Pamela. Ciao Fede. Ciao Simone. Buongiorno. Ah Simo. Buongiorno, buongiorno. Devo far partire la stampa. Quale scegliamo? Destra. Ma se non l'hai nemmeno guardate. Non serve. No dai, è importante. Lascia da parte la tua fissa del sesto senso e dagli un'occhiata. Guarda che la mia non è una fissa, è un talento. E tu lo stai sottovalutando. Non lo sottovaluto. Conosco benissimo il tuo superpotere. E ammetto che delle volte c'è stato anche d'aiuto, eh. A volte? Ok, spesso. Ma qui ci sono in ballo un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Quindi, perché per una volta non lasci da parte la tua fissa del sesto senso e non ritiri fuori quei vecchi concetti come strategia creativa, target group, reason why? È presente? Tutte quelle cose noiose che ci insegnavano la scienza della comunicazione. Avanti, su. Qual è la locandina vincente? Destra. Sicuro? Ok, sicuro. Mandi stampa. Ok. Mandi stampa questa. Ok. Allora, ieri, com'è andata? Non ci credo. Gliel'hai detto. Guarda, ti ringrazio, così non dovremmo più vederti vagare per lo studio come un attore shakespeariano. Guarda che non vagavo per lo studio come un attore shakespeariano, eh. Cosa devo fare? Dirglielo o non dirglielo? Dichiarare l'amore alla bella fanciulla o continuare a rompere le palle al mio socio di lavoro? Ma non avevi qualcosa da fare? Certo che nello scegliere locandine pubblicitarie sarei un genio, ma in amore. Fuori? Ok. Dai, fuori, forza, vai, vai. Latin lover. Vai. Che scema. Scusa Francesca. È in cucina, ma sta lavorando. Ti devo chiedere una cosa. Prego, i primi arrivano subito. Dimmi. Andiamo, esci un secondo. Adesso, siamo al completo. Ci metto un attimo. Ok. Marta, torno subito. Okay. C'è
Ce l'hai messa tu questa? No. Cos'è? Devo già essere gelosa? Era in casa in un cassetto. Ieri ce n'era una identica sul parabrezza della mia auto. In un cassetto? Della cucina ce l'hai messa tu? No. Che c'è scritto? Niente, un numero di telefono. Di chi? Non lo so, non ho chiamato. Allora chiama, forse è un gioco e vinciamo un premio. Che c'è? Pensi che qualcuno sia entrato in casa? No, forse hai ragione tu, adesso chiama. Poi, devo rientrare. Okay. Ti chiamo appena stacco, ciao. Va bene, ciao. Pronto? Pronto? Sì? Con chi parlo? Ha chiamato lei. Chi cercava? Ho letto il biglietto. Quale biglietto? Ha sbagliato numero? Sì, mi scuso, ho sbagliato. Ok, la rifacciamo. Sara, non avere questo atteggiamento così duro. Non essere così aggressiva. Va bene. Deve farti quasi tenerezza. Va bene, riprendiamo. Chi è? Sono Linda. Simone. Linda. Sì. Questo bigliettino me l'ha dato quell'uomo leggero. E mi ha mandato avanti per controllare se tutto è a posto. Voi continuate, torno subito. Simone, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Ma chi era quello? Non ti preoccupare, nessuno. Fermati!
così all'improvviso. Si sente? Come si sente? Eh? Andiamo un attimino al comando, così denunciamo il fatto. Che grazie. Ditemi. Sì, volevamo denunciare uno scippo. La signora è stata rubata poco fa. Cosa le hanno rubato? La borsa. Lei è un parente? No, ho soltanto soccorso la signora. Quindi ha assistito al furto? Sì, è arrivato uno scooter a tutta velocità. Proprio nel più classico dei modi. Ok. E lei non ha più documenti. Come si chiama, signora? Renata D'Ambrosi. E lei mi può favorire un documento per certo. Me? Grazie. Lei è Simone Parisi? Sì. Di Pesaro? Esattamente. Pivani, può venire un attimo, per favore? Che cosa succede? Niente, non si preoccupi. Ci vorrà solo un momento. Comandi. La signora deve sporgere una denuncia per scippo. Se ne può occupare lei? Non c'è problema. Prego. Dunque lei è il signor Simone Parisi di Pesaro? Sì, c'è anche scritto lì. Cos'è il mio nome che non le piace? No, il suo nome non ha niente che non va. Vorrei soltanto farle alcune domande. Conosce questa donna? No. Ne è sicuro? Sì, era lei che guidava lo scooter. Non credo. Questa donna è morta questa notte in un incidente stradale. Era alla guida della propria auto. Poi si è distratta, non ha visto la curva, è finita fuori strada ed è andata a sbattere. Morta sul colpo. Sa cosa l'ha distratta? No. Una telefonata. Qualcuno l'ha chiamata dal suo cellulare. Lei ha risposto, si è distratta ed ha avuto l'incidente. Signor Parisi, gli ha telefonato lei? Questo è il suo numero? Sì, quello è il mio numero. Allora mi spieghi, se non vi conoscevate, come faceva ad avere il suo numero? Pronto? Andate il biglietto. Sì, mi scuso, ho sbagliato. Sì, perdonami, ti stavo chiamando. Cerca risposte, non è vero? Chi è? Domani, alle 17, all'Alexander Museum. Salve. Buongiorno. Mi scusi per il mio leggero ritardo. Impegni di lavoro. Lei chi è?
Ah, non ha importanza. Il mio nome le sarebbe del tutto indifferente. Può chiamarmi come le piace. Signor Rossi. Avrei preferito qualcosa di più originale. Ma se le piace. Che cosa sta succedendo? Ah, non lo so. Me lo deve dire lei. Io? Beh, questa è la sua vita. È lei che decide cosa fare, giusto? Ma io non ho deciso di uccidere nessuno. Uccidere? È morto qualcuno? Sara Ridolfi. Ah, lei. Sì, ho saputo. Ma è morto in un incidente stradale, se non sbaglio. Non è stata uccisa. Era disattenta. Parlava al telefono. No, non è stato lei a ucciderla. Lei si è limitato solamente a scegliere. A scegliere? Esattamente. Si è aperta una vasta gamma di alternative e lei ne ha scelta una. Le racconto una storia. La moglie di quell'uomo ha deciso di preparare una torta per il compleanno del nipote, ma ha finito la farina. Si ricorda che due giorni prima l'aveva prestata alla vicina di casa. Così la donna chiede al marito di andare al supermercato a comprarle un pacco. È tardi e l'uomo è stanco per la giornata di lavoro ed esce di casa nervoso. Così nervoso che quando attraversa la strada non si accorge di quell'auto. Il punto è, la vicina, quando decise di chiedere la farina alla donna, sapeva che questo avrebbe innescato una catena di eventi che si sarebbe conclusa con la morte dell'uomo? Scelte, mio caro amico, decisioni. Lei ha deciso di fare quella telefonata. Poteva anche non farla, oppure chiamare in qualsiasi altra ora del giorno. Invece lei ha scelto di comporre quel numero e di farlo in quel momento. Il resto non dipendeva più da lei. Che cosa vuole da me? Nulla. Nulla di più di quello che fa ogni istante della sua vita. L'uomo è dotato di un immenso potere e non ha la minima idea di come funzioni. È inutile cercare di capirne il meccanismo o prevedere cosa accadrà. Questo è un privilegio che non ci è concesso. L'unica cosa che possiamo fare è scegliere. Buona giornata. Sì, chi è? Vorrei parlare con l'architetto. Prego, entri. E se si sbagliasse? Su cosa? Voglio dire, se fosse tutto uno scherzo. Se la stessero solo prendendo in giro. No! Senta, io non so niente di questa storia. Che cosa ci sia dietro, se è tutto vero oppure no. Ma è morta una donna, e quella è morta davvero. E non posso passarci sopra. Che cosa ha detto Carabinieri? Niente. Della busta, della telefonata, nient'altro. C'era qualcos'altro nella busta? Veda lei. È questa? Sì. Era nella posta ieri mattina. L'aperta? No, solitamente lo fa la mia segretaria. In questi giorni di malattia.
Che significa? Che si è aperta una nuova strada. Ok, cerchiamo di essere logici. Mettiamo che io adesso scelga la fish blu, dopodiché prendo e vado via. Lei rimarrebbe qui con la fish rossa e quella verde. Poi che fa? Non lo so. Avanti, ragioni. Non ho detto che avevo un appuntamento? Eh sì, tra 15 minuti. E con chi? Un cliente che vuole ristrutturare casa. Ma non c'è nessun legame con quelli. Tre fish, tre colori diversi, tre strade diverse. Tutto può accadere. È come il gatto di Schrödinger. Cosa? Il gatto di Schrödinger. È un esperimento mentale per spiegare una caratteristica della fisica quantistica. Un gatto chiuso in una scatola con una boccetta di veleno. C'è il 50% di possibilità che la boccetta si rompa e il veleno uccide il gatto. La teoria dice che finché non si apre la scatola, secondo la fisica quantistica, il gatto è contemporaneamente sia vivo che morto. Sia vivo che morto. Tutte e due le possibilità sono vere. È l'unico modo per scoprire la verità. E aprire la scatola. L'uomo è dotato di un immenso potere e non ha la minima idea di come funzioni. È inutile cercare di capirne il meccanismo o prevedere cosa accadrà. Questo è un privilegio che non ci è concesso. L'unica cosa che possiamo fare è scegliere. Capisco. Che sta facendo? Niente di più di quello che faccio ogni istante della mia vita.